dove l'ho messo il cellulare? Che palle, per una stupida influenza. Ehi, ragazzina! Cosa vuoi? Ti ho detto che devi andare dalla nonna questa mattina. Metti via quel telefono e muoviti. Se non vuoi prolungare la quarantena, oltre a quanto previsto dalla legge. Rispondi, sarà la nonna. Non ci penso neanche. Rispondi tu. Pronto, mamma? Ciao. Mica mi 10 volte al giorno. Ti ho detto che ti mando tua nipote. Ho preparato delle focacce, così almeno mangi qualcosa. Sì, non ti preoccupare. Non si muore di coronavirus. Ok, ciao. Cosa succede? No, niente, la nonna ha la febbre e non mangia da ieri sera. Portale le focaccine senza storie. Io vado a prendere le sigarette e poi ti vengo a prendere. Buone! Ma dici che la nonna si è presa il virus? Io all'ospedale non ci vengo. Spero di no. Comunque mettitela la mascherina. Se l'avesse presa sarebbe comunque una rottura. Ti raggiungo dopo. Non ti preoccupare, passo dal bosco. Hai visto che fumerai, evita di gettare le cicche in terra. Non fumo? Sì, certo. E io ti credo. Che stress che sei, mamma. Comunque, appena finisce sta merda di quarantena, vado a farmi un altro tatuaggio. Sono maggiorenne. E non puoi rompermi. Ciao, mamma. Scusami, ho sentito la tua voce. Pensavo fosse mia figlia. Perdonami. Chi cazzo sei? No, niente. Ho visto che sei senza mascherina. L'ho appena comprata in farmacia. Se ne vuoi una. Com'era? Non accettare le caramelle dagli sconosciuti? Come cambiano i tempi. In effetti, dove stai andando? Da mia nonna. Devo portarle della roba e probabilmente ha pure il coronavirus. Addirittura, e tu ci stavi andando senza mascherina. Meno male che ti ho incontrato allora. Senti, sei troppo vecchio. Thank you.
Ho appena vomitato. Ma se non hai neanche mangiato, su. Difatti ho vomitato il caffè. È arrivato tuo nipote? No, non ancora. È la solita. Arriverà. Non essere la solita ansiosa. Beh, come al solito, è sempre colpa mia. E cerca di muoverti a venirla a prendere piuttosto. Covid-19, dell'esplosione del coronavirus, aumento dei contagi, specialmente nel nord Italia, e ancora purtroppo segnaliamo l'aumento dei decessi. Ovviamente raccomandiamo di attenersi scrupolosamente alle disposizioni dell'OMS e soprattutto di usare le precauzioni basiche, usare la mascherina, tesoro sei tu, distanziamento sociale e lavarsi le mani. Chiudi bene la porta casa, e non fumare in casa. Buongiorno signora, mi fa vedere l'autocertificazione, per favore. Ma sono uscita solo per comprare le sigarette, non ce l'ho l'autocertificazione. È la prassi, me la deve compilare. Anche. Mi dia carta e penna, non ho nulla qui con me. Signora, vada a casa. Ma diretta a casa. Su. Anna! Sono io! Nonna! Dove sei? Nonna, ci sono 40 gradi. Ma cosa ti copri? Ho freddo, sono vecchia! Nonna, ma che cazzo? Hai una mascherina imbarazzante. Non vivi a Chernobyl. Lo so. Non vorrei attaccarti nulla, figliola. Di questi tempi meglio essere cauti. Tra l'altro, ti fa una voce davvero strana. Ci respiri lì dentro? È la gola vicina mia. È molto infiammata. E perché indossi guanti se sei in casa da sola? Nonna,
Stare mica uscendo di testa. Adesso basta con le domande, ragazzina ribelle. Ma tu sei il coglione del bosco. Ora chiamo la polizia. Dammi il telefono, muoviti. Ora vai in bagno e dammi la chiave. Sto aspettando. Chi cazzo sei? Colui a cui devi molto denaro. Dove sei? Dov'è mia moglie? L'ho appena stuprata. Ora decido se ammazzarla. No, io non gli ho quei soldi, cazzo. Io non ho più un lavoro, è tutta una merda. Ti prego. Non pregarmi, vai a casa. Esci di casa. Prenditi tutto, ma lascia viva mia nipote. Ho già preso tutto, non ti preoccupare. Ora vi prendo anche tua nipote. Non riportarla mai più qui. Perché mi hai preso? Arriverà la polizia. Digli che il ladro è scappato in moto. Mi aiuterà. Va bene. Addio, figliuola. Dove mi porteranno, nonna? Al sicuro, amore mio. Al sicuro.